l'imperatore? Ma c'è dello smith. Ah, la piazzi, la crei, ok. Ok, inizia questo game, vanno su uno degli stage, diciamo, preferiti di Impasse. In realtà penso non dispiace nemmeno... Cioè, però no, avete 2 minuti, buttate tutti oppure fate schifo. Quindi, parte con Krag, ma comunque dello stesso colore dell'orca maledetta che ha usato fino a un certo punto del torneo. In realtà è una bella skin, onestamente parlando. Brutta di AI però. Sì, esatto. Secondo me le belle skin di Krag si capiscono dal colore del blocco. Se il blocco è bello, allora è una bella skin, altrimenti... Questo è vero, sono completamente d'accordo. Che è esattamente lo stesso colore del pilastro. Esatto. Mi aspettavo lo spike lì, onestamente, però forse non... No, sicuramente era un po' bassa. Doveva fare il pilastro. Nel frattempo saltella dappertutto, salto sul muro, salto sul pilastro. Ha letteralmente fatto pinball sul pilastro. Ah, non gli è riuscito lo Shine Up Smash che avrebbe probabilmente ucciso. Oh, bolla, ha donato! Molto aggressivo comunque. Ma euro 36. Il prossimo mensile arriva almeno 2. Lo vedremo, bolla, lo vedremo. Attaccato sul pilastro! Beh, solitamente i pilastri offstage servono a quello. No, no, ma attaccato sopra! Ah, sì. Sulla piattaforma, lo so, però è un po' molesto. Cioè, l'ho fatto anch'io a volte. E niente, è morto molesto. Con un fair, non è riuscito a reagire. Ci stava. Allora, questo Krag a me piace molto perché si muove veramente bene. Però ha un po' di difficoltà a gestire il disadvantage contro Impasse. Chiaramente un matchup che Impasse conosce sicuramente meglio. Io credo sia stato un pick piuttosto curioso. Non avendo partecipato al weekly dei Krag, non avevo mai visto il Krag di Kim. Che mi pare abbia vinto quel weekly. Non ricordo, sarò sincero. Okay. Comunque un Krag solido che combo. Però sta morendo tra poco. Piuttosto dura riversare questa situazione. Era pericolosa la situazione di Impasse, ma per se stesso, non per chi in quel ma Impasse momento... piace mettersi in pericolo. Era molto in pericolo. Ah, non riesce a guardarlo. Non parli? Pensare sarebbe bazzato un F-Smash probabilmente, o un Tech, ma Tech dentro la morte. Ok, dice Kai che ha vinto lui e ha pure messo un sacco di parolacce, quindi io direi di bannarlo. Io sono abbastanza favorevole. Fai un altro poll, chi vuole bannare Kai? Pronostico alla fine, Kai viene bannato, sì o no? Esatto. Comunque okay. Ripartiamo subito velocissimi con il secondo match e stavolta ha tirato fuori il Free Willy che l'ha accompagnato per la maggior parte del... Io penso abbia usato quasi solo Orkane tranne quel match in cui ha tauntato Simone perché sì. Vabbè, ma sappiamo che chi è un po' trollina. Sì, vabbè, a parte che comunque spezzando una lancia in favore di questo comportamento, cioè non proprio ne se lo può permettere, però, diciamo. Sì. Visto che hai il random platino, una cosa del genere, quindi infatti meno usare i personaggi. O comunque non è completamente al buio e appunto si prende. No, ma poi credo che ormai Orkane sia uno dei suoi personaggi principali. Se ne va in giro con il Wave Dash, fanculo camminare, però niente. Aftermath, morte. Tra l'altro, onestamente, il Wave Dash di Orkane sembra tipo agonizzante. Tipo lì che si contorce per il dolore. Sono in una situazione curiosa in cui non capisco. Oh no, so cosa è successo. Ok, intanto Impasse si sta prendendo un bel po' di percentuale sopra sull'Orkane. E chi decide di rallentare un attimo il match? Piano piano di riprendersi. Cos'era questa combo? Di riprendersi il neutral e piano piano anche lo stock e la lead. Intanto che i 22 ci ha abbandonati.
probabilmente gli è morto il microfono o qualcosa del genere. Brutto peccato per quella mancata kill da parte di Impasse. Intanto chi continua a rimanere in vita e a prendersi danni su danni. E prendersi pure l'ultimo stock. Uno pari. Questo Arcane veramente veramente interessante. Ma chi è un pesce? No, è un anfibio. Ok, perdonatemi, mi era esploso tantissimo l'audio del PC. Il microfono non continuava a funzionare, pensavo fosse colpa mia. Ok, eccoti. Invece era colpa mia. Come al solito. Infatti non hai ancora fatto il poll su Kai che viene bannato oppure no. Ah vabbè, ma perché adesso c'è in corso il poll. Ah ok. Poi se ne riparla. A posto. Direi di fare palline. 20 palline ban palline, sì, 20 palline ban no. Vediamo come va il ban. Anzi, una pallina ban no e 20 palline ban sì. Ah, proprio così, alla roulette russa. Esatto. Intanto guarda lì, cerca questa bellissimo coverage. Tornato con un down B che gli è costato un po' la morte. Era molto pericolosa come opzione per tornare in base. No. Dove va? Che cazzo ha fatto? Ma perché? Quando vuoi scalare la montagna, ma ti scivola la mano. No. Perché ti sei fermato? Ma tra l'altro si era... Cioè, io non so se ho visto male, ma si era palesemente mangiato il wall kick prima. Sì, vabbè, scusate, tanto domani. I wall jump prima. Penso di sì, però non ci ho fatto caso. E quello che ha fatto dopo in fondo era semplicemente il cancel del down B. Comunque situazione di grande svantaggio per Impasse. Decisamente, e di anche grande tristezza, onestamente. Adesso, insomma, è stata una combo molto discreta. Chi se ne va, dice, vaffanculo, me ne vado alla mia pozza. Se, la B pozza è una mossa che vedo usare veramente poco dagli Arcane che sanno giocare. È veramente assurda come cosa. No, la mossa... Baby adesso la stava cercando di usare come kill. Appunto, invece lei la usa molto. Invece lei la usa molto, dice, questo volevo dire. È un'ottima kill move in realtà. Sì, quello sì. Un po' lenta, ma... Sì, ecco, quando si è tappata bene, veramente. Esatto. Ma un po' come la B di Blastor, se vogliamo. B di Blastor forse addirittura di più. Ah, bella ridge del salto. Comunque, tra l'altro, la stava recuperando. Proprio non soffre minimamente un mancato di vantaggio in pass. Effettivamente c'ha una bella testa. Degno di nota. Però... Vogliamo parlare del nuovo taglio di capelli del nulla. No, ragazzi, ormai è tardi. Cioè, è successo nel 2020. Due mesi fa, cioè. Un mese fa. Due mesi fa, siamo a febbraio ormai. Era a fine dicembre. Ok, lo accettiamo. Di diventare cavalli. Comunque, comunque sono tornati su Jules, vedo, questa cosa mi incuriosisce. Come sei in Paz che dice, vedi, se adesso non mi suicido, vinco io, vaffanculo. Incazzato nero. Però nonostante questo, le percentuali non denotano un grosso... vabbè, no, scusate. E invece. Non aveva modo di tornare. Cioè sì, le percentuali non denotavano un grosso svantaggio di nessuno, però... Adesso è un po' creepy con le opzioni. Che sta cercando di riprendere la neutralità un po' troppo velocemente. Si è messo in situazioni un po' complesse e sta prendendo un po' di botte. Cerca un po' di read. E sì, si sta prendendo abbastanza botte, soprattutto fiammate. Il chip damage alla fine piano piano si accumula, quello delle fiamme, e non è piacevole. Si chiama chip damage. Non lo so, io la chiamo chip damage. Perché non si sta parlando. Vabbè, ma perché non è danno diretto. Vabbè, puoi anche chiamarlo... È dot? Dot, è un dot.
D'altronde, la stock, no, per creare Zetterbarn, Fornace ha preso ispirazione da un cazzo di champ di League of Legends. Sì, me lo ricordo. Come si chiama? Ah, Brand. Ma che cosa? Cos'era quella taunt? Ma che... Dice morta. Va bene. Queste sono piuttosto sicuro che non volesse fare taunt, però secondo me invece era uno di quei momenti di taunt in tutto. Secondo me era proprio un momento key. Un momento key in cui tipo, no, sei dai, in vantaggio non e dici vabbè io taunt perché... È taunt perché lui ha fatto down smash al vuoto? Non lo so. Notevole, se l'ha fatto... Applausi, non lo so. Non sfrutta al meglio questo... Buono il parry! E almeno dopo quanto... Continua a fare questa DI in sulle fiammate di B neutrale di Impass. E... Si prende magari non fai tempo a reagire. Può essere che non reagisca il tempo. Ogni tanto li corre in faccia e lo fa... Insomma, sì. Sicuramente è una cosa un po' bizzarra, perché poi è molto veloce come mossa. Ok, ottimo F smash, ancora non è morto. Ah, per impulse, ma niente, riesce a tornare, si riporta al centro. Stava per fare la nulla. Gli stava letteralmente correndo sotto i piedi per fare il down smash. È la mia? L'ho vista fare a te, quindi sì. Ok. E niente, due pari. Vediamo se ci sarà un match senza SD e senza pick troll. Vabbè, dai, a parte il primo non ci sono stati... No, ci sono stati due match con SD. Quello di KD ora non poteva essere decisamente chiamato un SD. Era semplicemente senza la pozza e in parte... Ah, è vero, sì, effettivamente, effettivamente sì. La situazione. Chissà su che stage andranno. Cercano di andare. Secondo me chi prende uno stage che non usa mai nessuno. Non è vero. Non questo è tipo preferitissimo, ma... Penso sia tipo uno dei suoi stage preferiti, lo picca veramente sempre lei. Allora, la particolarità di questa stage è che Zetterbarn non arriva alle piattaforme con l'upsmash. E questo è effettivamente molto importante. Sì, non ti può fare le schifezze di upsmash. Penso sia... Se non l'unica, comunque uno dei pochissimi stage con questa caratteristica delle piattaforme basse. Perché sembrano abbastanza basse da arrivarci, ma non lo sono. Di contro invece il top smash, quello corto probabilmente no, ma quello lì power-uppato ci arriva tranquillamente. Sì, vabbè, dimmi qualcosa. Tra poco raggiunge le piattaforme alte di Tower of Heaven, l'up smash... potenziato. Pare credo che raggiunga quelle di Air Armada. Sai che credo, ma non faccio fatica a crederti. Comunque, bellissima combo con le bolle. Sta giocando molto bene per ora in pass. Che conosce molto probabilmente questo svantaggio e non si sta affidando all'upsmash sulle piattaforme tanto quanto normalmente fa. Cioè, nonostante si prende un acquazzone nel culo e vola via. Però è a 133%. E... Infatti, lo stock è successivo. Alla fine. Sicuramente il non vantaggio è continua a essere il suo. A Fair e si riporta nel vantaggio di stock in pass. Non mi dispiace perché mi piacerebbe vedere chi vince le... un match importante tipo questo. Però vabbè, in realtà anche Impass se lo merita decisamente di vincere, quindi buon per lui. Pare che comunque abbia vinto, perché vabbè. Dico passati eventi. Sì, sì. Però se volessimo fare un po' di roulette russa. Oh, però non bella male. Alla non male per fanni. Niente, 69. Non più, ha tolto la percentuale Fanny e niente, tolta la percentuale Fanny non è...